Poi no, o Toni e Gomez hanno un contratto, cioè hanno dei bonus per segnare tutti e due contro la Juventus a Verona e in ordine proprio prima Toni, poi agli ultimi 30 secondi Gomez, Neves ad esempio quel rigore se lo voleva segnare sfondava la porta, è andato molto si è visto, cioè il rigore era ben piazzato, però è andato molto con sufficienza, se quel rigore oltre che essere molto angolato com'era, era anche forte alla potenza giusta, quello era gol di sicuro. Rigore sbagliato all'88esimo per il possibile 3-1, poi prende il 2-2. Certo, non è bello, però comunque diciamo che gli abbiamo lasciato, sapete, quando sei sul 5-6-0 di solito si lascia il gol della bandiera, no? Diciamo che in questo campionato, ecco, abbiamo lasciato il gol della bandiera oggi a Verona. A tutti gli anti-juventini, a tutte le altre squadre, insomma, che volevano comunque un cazzo di passo falso, se no, poverini, cioè, sempre nel culo, nel culo, nel culo tutto l'anno, hanno un buco del culo così, cazzo, scusate. L'espulsione di Pepe è stato ingenuo lui, poteva evitarsi quel fallo, anche se secondo me non era proprio da dietro, ma era leggermente laterale, il giocatore si è spostato il pallone e sembrava che l'avesse falciato da dietro. Pepe è stato ingenuo, però al 92esimo, te cazzo di arbitro di merda, non puoi buttarmi fuori un giocatore. Ogni tanto l'umanità insomma, dell'arbitro, non è stata una partita particolarmente cattiva, poi anche solo a ammonirlo. Non hai espulso il giocatore loro sul rigore nostro, che Llorente era davanti alla porta da solo sul cross, mi sembra proprio di Pepe o di Lichtsteiner, non mi ricordo. Non hai espulso lì, non espelli neanche qui, dai. Adesso finalmente possiamo concentrarci definitivamente su Berlino. Dopo un anno che hanno parlato tutti, da Garcia a Benitez, agli interisti, ai milanisti, tutti hanno parlato. A Berlino ci siamo noi contro tutti i pronostici. Un'altra volta andremo a Berlino molto probabilmente, anzi sicuramente, contro tutti i pronostici un'altra volta. Comunque andrà a Berlino, io ripeto, è già una vittoria, perché basta pensare dove eravamo 9 anni fa, tutti gli antiventini, interisti, milanisti, napoletani, eccetera, 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 dicono no, se perdete avete perso. Sì, ovviamente abbiamo perso. Loro lo dicono per sminuire la stagione, ma di sicuro se pensiamo che 9 anni fa, 8 anni fa, diciamo, ecco, siamo stati promossi dalla B alla A. Potete anche immaginare e capire che comunque dopo 8 anni, 9 anni da quell'estate fatidica dove nacque tutta la farsa che hanno costruito alla perfezione, dove pensavano di averci eliminato definitivamente almeno per 20-30 anni, ma noi non ci servono 40 anni per tornare, per buttare giù un'altra squadra, per tornare in finale di Champions, non ci serve una farsopoli per tornare a vincere dopo 20 anni, dopo 6 anni, 5 anni, quello che è, dopo 5-4 anni siamo tornati a vincere lo scudetto e poi siamo tornati anche in finale di Champions League. E per questo dico che comunque andrà a Berlino, noi abbiamo già vinto, perché in 9 anni prendersi, perché non abbiamo vinto subito, ma abbiamo sofferto da cani, dalla B, poi secondi, settimi, settimi. Ok, abbiamo sofferto da cani, però poi in questi 9 anni ci sono 4 scudetti, una Coppa Italia, una finale di Champions League e mettiamoci anche lo scudetto di Serie B perché comunque è giusto mettere tutti i trofei e io ne vado orgoglioso perché io quell'anno c'ero, nonostante ci hanno buttato giù con una farsa, io c'ero, ho seguito la squadra, ho anche fatto una trasferta a Trieste e sono orgoglioso di esserci stato. Nonostante tutto questo, in 9 anni, oltre agli anni orribili che abbiamo passato, abbiamo portato appunto a casa questi trofei. Scusate se è poco. Ci sono squadre che sono salite con noi, come Napoli, Genoa, ad esempio. Il Genoa lasciamo stare, ma Napoli parlano, parlano, parlano come i romanisti e gli interisti prima di Farsopoli, ovviamente. Dopo è facile vincere senza nessuno. Però i napoletani sono saliti con noi, hanno vinto una misera Coppa Italia, una misera Supercoppa Italiana, scusate, due Coppa Italia e una Supercoppa. Penso che dopo 30 anni dall'Heysel, essere in finale di Champions League, secondo me, non è un caso. Comunque andrà, questi trofei
Tutti i trofei che abbiamo preso dall'85, ma questi in particolar modo sono da dedicare a loro. Comunque andrà in finale a Berlino. Io comunque sono orgoglioso di questi ragazzi, di essere arrivati fin qui, e comunque andrà a Berlino. Almeno noi ci siamo. Voi fra una settimana sarete sul divano a guardarci e a tifarci contro. Noi invece. Berlino!